Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di proporvi un pane che è stato uno dei primi che ho preparato quando ho iniziato ad avere problemi con il glutine. E in quel caso avevo anche avuto problemi a livello di lieviti, non avevo ancora il mio lievito madre e quindi ho fatto questo pane che non prevede l'utilizzo di alcun tipo di lievito. Semplicemente è un pane di grano saraceno che io farò in forma di pan bauletto e che potrà essere utilizzato sia per la colazione, per esempio affettato, oppure per accompagnare un pasto. È tutto a base di farina di grano saraceno. Io non ho fatto altro che mettere la mia farina di grano saraceno nella ciotola, aggiungere dell'acqua e siccome la farina di grano saraceno assorbe tantissima acqua, poi vi farò vedere come rendere l'impasto morbido. Basta proprio aggiungere diversa acqua, poi nelle dosi troverete tutte le indicazioni. Aggiungere un cucchiaino di sale e io in questo caso ho già fatto. Non ho fatto il procedimento anche perché veramente è una cosa velocissima e vi voglio far vedere proprio come si sviluppa un pane di solo grano saraceno. È un impasto morbido che si lavora tranquillamente semplicemente con un cucchiaio. Per cui farina di grano saraceno, acqua, io l'ho messa praticamente quasi tutta in una volta sola e ho incorporato. Ho poi aggiunto appunto, come vi dicevo, un cucchiaino di sale e adesso per rendere il mio pane molto più gustoso e particolare aggiungerò dei semini che potrete scegliere a vostro piacimento. Io in questo caso ho deciso di aggiungere dei semi di sesamo che inserisco proprio nel mio impasto così. Poi avevo dei fiocchi di avena e quindi aggiungerò anche questi. E questi ingredienti danno un po' di croccantezza a questo impasto e gli danno quel tocco in più. E adesso aggiungerò anche degli anacardi tostati. Si possono aggiungere delle noci. Io purtroppo sono allergica, ma le noci con questo pane secondo me ci starebbero veramente benissimo. Io non posso utilizzarle, per cui le sostituisco con degli anacardi tostati. Quindi spezzetto gli anacardi e li aggiungo anche quelli al mio impasto. Prendo quindi un pugno di anacardi e semplicemente li spezzetto così a coltello, con il coltello e grossolanamente, tagliati fini. È proprio per dare la croccantezza in più al nostro impasto. Stessa cosa vale per chi vorrà utilizzare delle noci. Riduco in pezzetti i miei anacardi e aggiungo anche questi al mio impasto. Procedo poi, ancora con il mio cucchiaio, si può usare anche un mestolo di legno, una spatola, quello che preferite. È veramente un impasto che si lavora facilmente e senza problemi. Incorporo quindi i miei semini e praticamente l'impasto è quasi pronto. La consistenza, come vi dicevo, è morbidissima, è proprio come fosse quasi un impasto da torta, tra virgolette. Non è proprio così, ma ecco, è un impasto molto morbido e che non si lavora poi con le mani, è proprio un impasto da fare in ciotola e mettere direttamente poi in teglia. A questo punto aggiungo un paio di cucchiai, 2-3 cucchiai di olio. Anche qui semplicemente li inserisco nell'impasto. E proseguo incorporando anche il mio olio. Renderà l'impasto un po' più morbido ancora, un po' più lucido e darà comunque un po' di gusto al nostro impasto. Io ho utilizzato dell'olio Evo, potete utilizzare tranquillamente anche un olio di semi. In questo caso non dà così tanta,
così tanto aroma al nostro pane, ma con il pane di grano saraceno anche l'olio extravergine può andare benissimo. Ecco, ecco qua, il nostro impasto è praticamente quasi pronto, manca il tocco finale. Come vi dicevo prima, è un impasto senza lievito, proprio perché studiato in maniera tale da non avere problematiche. Io cosa faccio? Aggiungo semplicemente un cucchiaino di bicarbonato di sodio, lo inserisco proprio così nel mio impasto, e un cucchiaino di aceto bianco. Comincio a fare delle bollicine perché praticamente l'aceto fa reazione con il bicarbonato e sostituisce un po' quello che possono essere i lieviti istantanei. Incorporo al mio composto, al mio impasto, e il gioco è praticamente fatto. Non mi resterà che versarlo nello stappo. Quindi l'impasto è praticamente pronto. Ecco qua. Adesso lo trasferiremo nel nostro stampo. Prendo quindi il mio stampo da plum cake, io utilizzo degli stampi in silicone così non devo nemmeno oliarli e infarinarli, altrimenti si possono utilizzare comunque degli stampi classici e eventualmente foderarli con carta forno. Prendo il mio impasto e semplicemente lo verso all'interno del mio stampo. Il profumo del grano saraceno a me piace tantissimo, è un pane che comunque io adoro. Come vedete anche in tante altre ricette che faccio dei miei pani, il grano saraceno è spesso uno degli ingredienti che utilizzo. Questo pan bauletto poi è veramente facilissimo e velocissimo da realizzare e, non contenendo lievito, può essere tranquillamente fatto anche all'ultimo momento, non dovendo lievitare. Ecco, rimarrà un pan bauletto piuttosto compatto, proprio perché non lievita, proprio perché il grano saraceno è comunque una farina che non crea grande alveolatura da sola, e quindi otterrete comunque un impasto che sarà piuttosto compatto, ma sarà poi facilmente affettabile, nel senso che una volta fatto proprio il nostro pan bauletto e cotto, noi avremo proprio questa compattezza che ci renderà molto più semplice fare delle fette. Io generalmente proprio lo affetto e lo congelo in questo modo per avere comunque sempre il mio pane pronto a disposizione. Ecco qua. Praticamente la ricetta è pronta. Potrò in questo caso eventualmente aggiungere magari qualche pezzetto di noce o di anacardo oppure dei semini anche sopra al nostro pane. È facoltativo, ce ne sono comunque all'interno, per cui comunque la parte proteica e la parte croccante dei nostri semi c'è già all'interno. Posso prendere quindi ad esempio degli altri semini di sesamo. L'impasto è comunque già umido, per cui i semini rimarranno abbastanza attaccati alla superficie del nostro pane. Non è necessario inumidirlo perché è un impasto comunque molto morbido e idratato. Ci si può permettere di fare questo impasto con molta idratazione perché comunque non ha bisogno di essere lavorato con le mani, e quindi non avremo poi il problema di doverlo toccare ed averlo appiccicoso tra le mani, quindi ha veramente un'idratazione molto alta. Ecco, non dovendo lievitare questo impasto, io ho portato praticamente quasi a livello dello stampo, proprio perché non avrò la necessità che cresca tantissimo. In questo caso rimarrà proprio abbastanza basso, magari crescerà di quel poco, ma non più di tanto anche in cottura. Non mi resta quindi che coprire il mio impasto, lo posso fare con della pellicola o con delle cuffiette per alimenti,
e lo lascerò riposare, diciamo una mezz'oretta, ecco, non ha necessità di lievitazione, per cui lo lascio solo riposare un attimo in modo che sarà poi pronto per la cottura. Giusto il tempo eventualmente di scaldare il forno e poi portarlo in cottura. Lo metterò in forno preriscaldato con funzione statico alla massima temperatura e lo cuocerò per una decina di minuti ad alta temperatura. Io di solito lo tengo sui 220-230. Dopodiché proseguirò a 180 gradi per circa 30 minuti. Poi chiaramente bisognerà fare la prova perché, come vi ripeto sempre, i forni sono tutti differenti, per cui avremo bisogno di verificare la cottura del nostro pane. Però indicativamente queste sono le tempistiche. Ci vediamo quindi dopo la cottura. Ed eccomi tornata con il mio pan bauletto sfornato. Il profumo del grano saraceno è davvero buonissimo. Ora lo lascerò raffreddare ben bene, eventualmente anche togliendolo dallo stampo. L'ho lasciato già un pochino raffreddare in maniera tale da poterlo prendere con le mani. Ecco, potete vedere, è proprio un... sta ancora fumando. E si è aperto un po' da questa parte, cosa che non succede spessissimo, probabilmente è cresciuto un po' più del previsto. Però è un pane comunque molto compatto e io lo affetterò in maniera tale poi da avere tutte le mie fettine pronte da poter riporre in freezer e da scongelare man mano che mi serviranno. Prima di tagliarlo lo lascerò comunque raffreddare bene in maniera tale da facilitare il mio taglio e lo metterò poi in un sacchetto gelo, eventualmente separandolo con della carta forno, per esempio, in maniera tale che le fettine non si attacchino tra di loro. Ma se si lascia ben raffreddare, quindi non rimane troppo umido, anche semplicemente messo dentro in un sacchetto gelo, non dovrebbe essere poi difficile staccare le varie fettine. Anche per questa ricetta è tutto. Vi lascio col mio pan bauletto profumatissimo. Non mi resta che salutarvi, rimandarvi alla prossima ricetta. E come sempre vi ricordo di attivare la campanella per non perdere le mie ricette. Buona serata a tutti!